Adesso passo la parola al professor La Casa Santa. Tre, di cui due una riserva e due continuamente in lavorazione. Questo è un, diciamo, uno schema di flusso, è quello che avviene all'interno dell'azienda. La prima cosa, vedete, è l'essiccazione della biomassa, avviamento del gasificatore a mezzo di GPL. All'interno del gasificatore si arriva a una temperatura di 800-900 gradi con formazione del syngas. Il syngas viene depurato e raffreddato e va a alimentare direttamente un motore a ciclo 8. Vai avanti. Quindi i gasificatori operativi ne sono tre, uno in riserva e due macchine cogenerative che produrranno energia elettrica. Vai avanti ancora. Allora, giorni lavorativi direttamente sono 313 giorni, funzionamento 24 ore al giorno, anno funzionano 7512 ore, la capacità di un gasificatore è di 550 litri. Vai avanti. Allora, questo è il quadro riassuntivo delle emissioni. Certamente voi vedete che i parametri che vengono emessi non è soltanto l'NOx, ossia gli ossidi di azoto, ma viene emesso anche l'ossido di carbonio, leggete COT, carbonio organico totale, in inglese TOC, che sarebbe idrocarburi combusti. Vengono emesse anche le polveri totali e anche l'ammoniaca. Le concentrazioni, vedete, l'ammoniaca 7 mg sul normale metro cubo, le polveri totali 14 mg sul normale metro cubo, TOC 42 mg sul metro cubo, la stessa cosa di NOx, sarebbe il monossido di azoto, il biossido di azoto 263 mg sul normale metro cubo. La stessa concentrazione presenta l'ossido di carbonio. A destra vengono riportati i cosiddetti flussi di massa, che sono i grammi ora di composto emessi in atmosfera. Vai avanti. L'ultima, le emissioni totali, questo è importante. Quindi in un anno, considerando 7512 ore lavorative, verranno emesse in totale 864,4 kg di polveri totali, 7.224,9 kg di ossido di carbonio, 7.224,9 kg di ossido di azoto, 1.153,8 kg di idrocarburi combusti, più 192,3 kg di ammoniaca. Vai l'ultima. Allora, voi vedete, questa è la tabella della qualità dell'aria per quanto riguarda l'ozono. La zona della Marsica, San Marino delle Marsi, è a rischio zona perché vengono superati i limiti previsti dalla legge. Vai avanti ancora. Vedete, classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente allo zona e definizione delle zone di superamento dei valori. Quindi la Marsica supera i valori stabiliti dalla legge. Vai avanti ancora. Questa è la stessa cosa per quanto riguarda la qualità dell'aria riferita alle coltivazioni del fucino, sempre a rischio zona. Vai avanti ancora, vediamo un po' di tempo. Allora, rischio zona, la situazione ambientale della Valle del Fucino, anche rispetto allo zona, richiederebbe un'estrema cautela nell'autorizzazione ad emettere nel suo territorio grandi quantità di precursori dello zona, in particolare l'ossido di carbonio, gli ossidi di azoto, i composti organici, come mostrato in tabella, emessi in quantità non trascurabili dall'attività della centrale a biomassa. L'ASL non ha ignorato questo problema nella conferenza dei servizi. Vai sull'ultima. Allora, l'impatto ambientale, che cosa ci crea? Le emissioni in atmosfera, le ceneri, rumore, odori molesti, come dichiara anche il tecnico della relazione, le ceneri hanno questa composizione, carbonio 82,6,
l'ossigeno che è 12,4 e così via, vai avanti ancora. Conclusione, in particolare l'emissione di polveri sottili, PM10, PM2,5 sono pericolosi per la salute umana anche in concentrazioni inferiori agli attuali obiettivi di qualità. La costruzione della centrale di biomassa è in contrasto con gli obiettivi del decreto legislativo numero 155 del 13 agosto 2010, che all'articolo 1 definisce principi e finalità e al punto di prevede mantenere la qualità dell'aria ambiente laddove è buona e migliorarla negli altri casi. Un ringraziamento al professor Maria Sasana. Ecco, queste sono le professionalità presenti nel vostro territorio che devono essere confrontate, devono essere ascoltate.